Una notte di vento forte e pioggia incessante, l'ennesima di questo dicembre tropicale, ha nuovamente seminato danni e allagamenti in provincia di Prato. A Sofignano un muro di contenimento in via del Baldino è crollato sulla strada, fortunatamente mentre non c'era nessuno. La porzione collassata, lunga circa 15 metri e alta 5, ha creato una voragine sul piazzale di un'abitazione privata. I residenti, rimasti isolati insieme ad altre tre famiglie che abitano nelle vicinanze, non hanno potuto fare a meno di chiamare i pompieri, che sono prontamente intervenuti. Sul posto anche la Protezione Civile, che ha spostato con degli scavatori buona parte dei detriti, mentre altri sono stati posizionati ad arte per arginare a loro volta la parte di muro rimasta in piedi, visto che tutto il terreno circostante è stato considerato instabile e non del tutto sicuro. Il terreno è saturo perché è troppa acqua tutta insieme. Doveva essere una cosa graduata, ma ormai col cambiamento climatico che c'è in corso, purtroppo è il clima che cambia. Sono tuttavia decine gli smottamenti più o meno piccoli sparsi lungo le strade della collina pratese. E se sulle alture si registrano frane e smottamenti, in pianura sono stati i fiumi a far paura. Il Bisenzio a Poggio a Caiano ha sfiorato i 6 metri di altezza, mentre allagamenti in strada si sono registrati nella zona di Iolo. Nella vicina provincia di Pistoia non è andata meglio. Uno smottamento si è registrato sulla strada provinciale del San Baronto, che collega la piana di Pistoia con la Val di Nievole, mentre a Quarrata alcuni scantinati sono finiti sott'acqua a causa della tracimazione del reticolo minore. Fortunatamente il cessare delle precipitazioni nel corso della giornata ha permesso a terreni e strade di asciugarsi progressivamente.